Da Teramo si chiede che non venga spostato più nulla in termini di linee produttive o lavorazioni. Alla Regione Abruzzo la richiesta è molto chiara, una richiesta di presa in carico della vertenza con uno sbocco al Ministero del Made in Italy per un'analisi complessiva dei siti IMR del gruppo. Sapevamo che ci sarebbe stata una ripercussione per quanto riguarda le strategie Stellantis che avrebbero previsto un calo comunque dei carichi di lavoro qui sul sito di Teramo. Era attesa anche una riduzione delle lavorazioni Volkswagen, ma oltre questo denunciamo da tempo la delocalizzazione di lavorazioni Lamborghini a Jesi Ancona nel sito ex Caterpillar. Il rischio è che ci possano essere ulteriori delocalizzazioni. Allora, questa cosa, siccome non è stata analizzata nel rapporto tra le parti, perché noi avevamo chiesto a ottobre un incontro all'azienda, avevamo formalizzato una nota in data 3 ottobre, al quale l'azienda non ha dato risposta. Ecco perché si è resa necessaria questa azione sindacale. Una situazione da attenzionare con forza in Regione, ma soprattutto con il Ministero, che può essere l'unico interlocutore che può far cambiare idea alla proprietà affinché possano fare tagli non solo sulla sede teramana ma anche sulle altre sedi. Quindi cercare di distribuire questi tagli e non farli cadere solo sulla Regione Abruzzo. Una crisi particolare, noi tutti insieme ci dobbiamo impegnare per tutelare soprattutto i lavoratori dell'IMR. Sono oltre 500 e insieme ai sindacati e alle istituzioni dobbiamo combattere per tutelare il lavoro nella nostra provincia e nella nostra città. Per questo chiediamo al governo regionale e quindi all'assessore Magnacca di prendere una posizione netta e di coinvolgere il Ministero in questa trattativa che è tutta nazionale. Noi siamo qui per supportare, appunto, e rinforzare l'idea del lavoratore e dei suoi diritti a livello civile, a livello contrattuale